Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo il percorso di formazione che abbiamo già avviato con altre sessioni. Ci focalizzeremo sulla procedura di aggiudicazione di un RDO e recupereremo quella parte che non abbiamo finito di vedere nello scorso webinar, riguardante anche la configurazione di un RDO non solo al prezzo più basso, ma economicamente più vantaggiosa. Quindi vedremo anche velocemente quella che è la parte riguardante i criteri tecnici di aggiudicazione. I temi e gli argomenti sono tanti, abbiamo pensato però comunque di riuscire a mantenere tutto in un'unica sessione. E quindi vi chiederemo la massima attenzione, ma nel caso in cui sfuggisse qualcosa non vi preoccupate perché lasceremo la registrazione dell'evento a disposizione, oltre che le diapositive con tutti i dettagli dei singoli passaggi, e questo vi dovrebbe permettere e consentire di recuperare quegli elementi che non avete visualizzato o visto. Ecco, quindi da questo punto di vista non vi preoccupate, se vi dovesse scappare qualcosa non ci sono problemi. Avete la possibilità di effettuare delle domande nell'apposita sezione. Se riusciamo, assolutamente risponderemo durante l'evento. Diversamente troverete riscontri pubblicati. Detto ciò, passo la parola a Maria Grazia Iandiorio, che è la referente del sistema SATA dedicata alla gestione, che ci illustrerà questa procedura. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Come indicava la dottoressa Orsi, il momento formativo di questa mattina è di fatto una continuazione dello scorso evento formativo. In realtà, oltre ad arricchire la richiesta d'offerta mostrando quelle che sono le funzioni necessarie per poter indire una richiesta d'offerta che verrà giudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella seconda parte di questa presentazione ci focalizzeremo su quella che è la fase di valutazione delle offerte che sono state collocate dagli operatori economici invitati. Ovviamente gli operatori economici invitati sono tutti gli operatori economici iscritti al mercato elettronico del sistema acquisti telematici dell'Emilia Romagna, che hanno appunto presentato la loro offerta entro quelli che sono i termini indicati dall'utente della stazione appaltante all'interno della procedura. Quello che andremo a verificare sono tutte le fasi, quindi il momento di valutazione amministrativo piuttosto che la fase tecnica ed economica, con un passaggio su quelle che sono le eventuali comunicazioni che possono essere predisposte dagli utenti presente all'interno delle diverse commissioni della procedura, al fine di inoltrare le stesse agli operatori economici con eventuali richieste necessarie, quali ad esempio un soccorso istruttorio piuttosto che una comunicazione di esclusione, fino ad arrivare alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, con la quale poi possiamo procedere con la stipula del contratto, che sarà l'ultimo step di visualizzazione di questo webinar. Pertanto passiamo alle slide e andiamo ad indicare quelle che sono, diciamo, le sezioni che non abbiamo visto la scorsa volta, proprio perché tipiche di una richiesta di offerta aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Abbiamo detto che un utente della stazione appaltante, sia esso un appunto istruttore piuttosto che il responsabile unico del procedimento, devono, per poter inserire una nuova richiesta d'offerta, inserire le credenziali e, una volta effettuato l'accesso all'area riservata, accedere a quello che è il gruppo funzionale gestione RDO. All'interno di questo gruppo viene visualizzato una sottovoce che è la RDO, all'interno della quale ci sono una serie di comandi, la possibilità di visualizzare le richieste di offerta che ho creato fino a quel momento, ma l'impostazione di una nuova RDO ovviamente avviene cliccando sull'apposito comando di nuova RDO. Anche l'altra volta abbiamo visto che la maschera che viene presentata dal sistema è una maschera dove inizialmente vengono inseriti una serie di parametri,
In particolare, per poter avviare una richiesta d'offerta che viene aggiudicata col criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, bisogna andare a selezionare questa informazione nell'ambito della selezione del campo criterio aggiudicazione della gara, cioè il menu. Qui viene mostrato effettivamente la scelta di offerta economicamente più vantaggiosa. Questo fa sì che il sistema possa organizzare la procedura nelle sue diverse sezioni. In particolare, sia essa una richiesta d'offerta che non prevede lotti, piuttosto che una richiesta d'offerta che è suddivisa in lotti, occorre nell'apposita sezione denominata prodotti oppure lotti selezionare innanzitutto l'ambito, quindi la tipologia di acquisto che si intende portare avanti, quindi altri beni piuttosto che servizi. E una volta individuato l'ambito, bisogna individuare quello che è il modello di offerta che si intende utilizzare per questa richiesta. In particolare, il sistema, sulla base dei criteri che sono stati indicati sulla testata della richiesta di offerta, proporrà solo i modelli che sono compatibili con questi criteri impostati. Una volta che ho selezionato il modello, nella griglia sottostante, nell'elenco dei prodotti, viene in subito inserita la prima riga, sulla quale posso incominciare ad inserire delle informazioni. Vi ricordo che in base a quello che è stato indicato nel modello di acquisto, alcune informazioni sono rese obbligatorie e possono essere individuate dal simbolo dell'asterisco. Per i campi di tipo numerico c'è l'evidenza del numero dei decimali che può essere utilizzato nelle diverse fasi, sia dalla stazione appaltante nell'imputazione dei prodotti sulla richiesta che il lato operatore economico nella collocazione dell'offerta, quindi il numero di decimali che bisogna rispettare. Ancora prima di inserire in realtà la riga o le n righe che fanno parte della richiesta d'offerta, l'invito è quello di verificare che il modello selezionato sia esaustivo ai fini della predisposizione della procedura. In realtà, se ho la necessità di personalizzare il modello, ovvero di inserire delle informazioni utili e strutturate che l'operatore economico deve ad esempio compilare nella parte di offerta tecnica, occorre accedere alla l'iconcina presente a fianco alla scritta apri dettaglio modello, proprio per andare ad indicare quelle che sono le informazioni da personalizzare. In particolare, ad esempio, in una busta tecnica potrei, oltre a richiedere come allegato una relazione tecnica, avere l'esigenza di inserire delle informazioni strutturate sulla quale poi vedremo posso andare ad impostare anche dei criteri di valutazione oggettivi, che quindi possono essere calcolati direttamente dal sistema sulla base delle modalità di aggiudicazione che ho individuato. Per quanto riguarda la compilazione della sezione dei prodotti o dei lotti, è possibile procedere o con inserimento direttamente a sistema, per cui vado ad inserire le informazioni di interesse nelle apposite celle di questa griglia, piuttosto che posso lavorare con un foglio prodotti che viene scaricato quindi dal sistema dopo aver ovviamente personalizzato il modello, compilato in tutte le sue parti e reimportato all'interno dell'applicazione con l'apposito comando. La raccomandazione è che ovviamente non deve essere diciamo in alcun modo alterata la formattazione delle intestazioni delle colonne, che sono l'elemento che consentono al sistema di poter importare correttamente le informazioni di nuovo nella parte strutturata della maschera. Una volta eseguite le informazioni, quindi impostati tutti i dati sia nella modalità online che eventualmente attraverso un foglio Excel, si ricorda di dover utilizzare il comando di verifica informazioni situato immediatamente in alto alla tabella elenco prodotti al fine di verificare se sono presenti delle anomalie. Anomalie che, laddove indicate dal sistema, verranno mostrate nell'apposita colonna denominata esito riga. Una volta che ho predisposto la sezione dei prodotti, così come l'altra volta abbiamo visto
che posizionandosi nell'ambito della busta economica avevo la possibilità in sola consultazione di verificare quindi quello che è il contenuto delle, e la struttura delle informazioni che devono essere compilate dall'operatore economico durante la predisposizione dell'offerta economica in maniera del tutto analoga. Nel caso di una richiesta d'offerta monolotto, il sistema presenterà una busta denominata busta tecnica che viene posizionata tra la busta di documentazione e la busta economica. Questa è di sola consultazione, ovvero vengono riepilogate le informazioni che appunto la stazione appaltante ha richiesto per la predisposizione dell'offerta tecnica. Nell'esempio, in maniera obbligatoria viene richiesto all'operatore economico non solo di allegare un allegato che è appunto la relazione tecnica, ma anche di andare a indicare eventualmente il possesso di una certificazione o ad esempio indicare delle ore addizionali per un determinato servizio. E questo quindi riporta le informazioni che abbiamo ovviamente indicato in maniera puntuale all'interno del modello. In maniera analoga, nella busta economica ho la possibilità di vedere le informazioni che invece sono richieste per la parte economica. Questo che viene riportato nella slide è un esempio in cui la richiesta d'offerta non è costituita da un'unica riga, ma in realtà predispone anche una serie di voci sulle quali l'operatore economico dovrà indicare un prezzo offerto per l'unità di misura scelta dalla stazione appaltante. Per quanto riguarda la busta economica, attraverso il comando di genera modello busta economica è possibile predisporre un PDF in cui viene riepilogato questo modello strutturato che può essere messo a disposizione dalla stazione appaltante nella sezione denominata atti e che consente all'operatore economico, ancor prima dell'imputazione al sistema, di avere un'idea di quello che è il contenuto richiesto nella busta economica. Nel caso in cui la procedura invece è una richiesta d'offerta strutturata a lotti, allora non abbiamo tra la busta di documentazione e la busta economica una sezione della busta tecnica, bensì subito dopo la busta di documentazione viene presentata una sezione denominata elenco lotti, dove in maniera sintetica vengono raggruppati tutti i lotti previsti in gara. Ci sono due colonne, la busta tecnica e la busta economica, che danno l'evidenza del fatto che cliccando su questa iconcina posso accedere al contenuto richiesto per la busta tecnica e per la busta economica. Ma la cosa importante è che in questa sezione viene data evidenza delle informazioni di caricamento, ovvero laddove la stazione appaltante ha dimenticato delle informazioni obbligatorie, il sistema evidenzia che c'è qualche lotto che non è stato caricato correttamente. Nel caso indicato, ad esempio, per il lotto 3 non è stato opportunamente riportato il CIG, che è un dato obbligatorio. Per quanto riguarda sempre la sezione dell'elenco dei lotti, c'è un'ulteriore colonna che è quella dei criteri di valutazione. In realtà questa colonna consente lotto per lotto di poter andare a specializzare i criteri di valutazione già indicati nei criteri di valutazione prevalenti per il singolo lotto. Quindi nel caso in cui ho la necessità, definiti quelli che sono i criteri di valutazione base che valgono per la maggior parte dei lotti, di specializzarne alcuni. Quando intendiamo specializzare, intendiamo dire che, ad esempio, posso addirittura stabilire di voler aggiudicare un lotto al prezzo più basso e quindi avere una situazione mista di lotti aggiudicati con l'offerta economicamente più vantaggiosa e lotti aggiudicati al prezzo più basso, piuttosto che posso cambiare il punteggio economico tecnico per un determinato lotto, così come posso cambiare eventualmente le formule applicate sui singoli criteri. Quindi in questa sezione, in realtà accedendo attraverso l'icona della matitina, posso procedere con quella che è la specializzazione. Cliccando invece sull'icona della busta tecnica visualizzo il contenuto che verrà imputato dall'operatore economico come busta tecnica del lotto
indicato, per la busta economica vale lo stesso discorso. Nel caso di gare a lotti, il genera modello busta economica produrrà un PDF che rappresenta il riassunto di tutti i lotti, quindi sarà complessivo, ogni pagina riportata nel PDF rappresenta di fatto la struttura del singolo lotto. Un'altra cosa importante da tenere presente è che il modello di acquisto è un modello di acquisto che non può essere personalizzato per lotto, quindi tutte le informazioni che vengono definite nel modello, siano esse con la caratteristica obbligatoria piuttosto che di sola lettura o facoltativa, quindi di scrittura, in realtà valgono per tutti i lotti che sono stati inseriti all'interno della nostra richiesta d'offerta. La sezione invece denominata criteri di valutazione prevalente è la sezione che, come dicevo un attimo fa, serve per andare ad indicare i criteri che valgono prevalentemente per tutti i lotti o per la gran parte dei lotti presenti nella nostra richiesta. Questa sezione è suddivisa in realtà in più aree. Ci sono quindi una serie di parametri che devono essere inseriti. Sicuramente il primo parametro che deve essere eventualmente modificato è il parametro che va ad indicare la modalità di attribuzione del punteggio. Il default è impostato su coefficiente, il che vuol dire che sia nel caso di criteri di natura discrezionale che nel caso di criteri invece che vengono aggiudicati automaticamente calcolati automaticamente dal sistema, perché viene impostata una formula, in quel caso verrà inserito un coefficiente che è compreso tra 0 e 1 e che può lavorare fino ad un massimo di 10 decimali. Mentre se la selezione viene impostata quindi come modalità di attribuzione sul punteggio, vuol dire che in tal caso verrà assegnato un punteggio ben preciso. Quali sono le altre informazioni che devo andare a valorizzare? Devo andare ad indicare quello che è il punteggio massimo attribuito alla componente economica e il punteggio massimo attribuito alla componente tecnica. Eventualmente ho la possibilità al sistema di andare ad indicare quella che è una soglia minima che l'operatore economico deve raggiungere per quanto riguarda la valutazione tecnica per essere ammesso alla fase successiva e quindi alla valutazione economica, piuttosto che posso procedere senza andare ad indicare questa soglia. Una volta che ho indicato questi valori, nell'area denominata criteri di valutazione busta tecnica, devo innanzitutto stabilire se voglio applicare una riparametrazione del punteggio tecnico e la modalità con cui questa riparametrazione deve essere applicata, ovvero se prima riparametrizzo e dopo applico la soglia di sbarramento, oppure prima applico la soglia di sbarramento ed eventualmente dopo vado a riparametrare. Una volta che ho stabilito quindi se applicare questa riparametrazione, cosa importante è che vado anche ad indicare che modalità di riparametrazione applicare, solo sul punteggio tecnico totale, piuttosto che ho la necessità di applicare più riscaldo, quindi sul singolo criterio, o ancora sul singolo criterio e sul totale. Quindi parliamo di un primo rescaling se lavoriamo solo sui criteri, piuttosto che un primo e secondo se lavoriamo prima su una riparametrazione per criterio e dopo quella complessiva. Quindi in questo caso vuol dire, se vado ad applicare la riparametrazione, che tendenzialmente ci dovrà essere un fornitore che a cui verrà attribuito il massimo punteggio dell'offerta tecnica indicato nella procedura. Attraverso l'altra informazione che è il ricalcola punteggio dopo le esclusioni, ho la possibilità di andare a stabilire che nel caso appunto ci sono delle esclusioni, se il sistema deve rieseguire di nuovo i calcoli con eventuali riparametrazioni relativamente agli operatori economici che sono ancora ammessi alla procedura. Cosa importante, nel momento in cui vado a definire quelli che sono i criteri di valutazione, i punteggi che devono essere inseriti nell'apposita colonna, quindi sui singoli criteri, deve coincidere come somma con il punteggio totale che ho indicato nella parte alta di questa maschera dei criteri di valutazione.
andrò ad inserire tanti criteri per quanti sono quelli previsti in gara, e questi criteri possono essere quindi aggiunti attraverso il comando aggiungi criterio, e sono suddivisi tra due tipologie fondamentalmente. La tipologia cosiddetta del criterio soggettivo, quindi vuol dire che per ciascuno di questi criteri indicati come soggettivi sarà la commissione che in maniera discrezionale assegnerà un coefficiente piuttosto che un punteggio a ciascun operatore economico. Laddove invece la tipologia del criterio è una tipologia di natura oggettiva, vuol dire che il dato verrà calcolato dal sistema sulla base delle informazioni che sono state inserite dall'operatore economico. Nell'esempio che qui vi portiamo, ad esempio, posso richiedere in maniera strutturata all'operatore economico se è dotato è in possesso di una certificazione di qualità, e quindi posso stabilire fondamentalmente se lui assegnare un punteggio pari a 10 nel caso in cui l'operatore economico possiede la certificazione, piuttosto che ad esempio 0 nel caso in cui l'operatore economico non possiede quella certificazione. Quindi, per andare ad inserire queste informazioni, devo utilizzare il comando aggiungi criterio, scegliere la tipologia, inserire una descrizione ed assegnare quello che è il massimo punteggio che viene attribuito a quel criterio. Nel caso di una selezione di tipo oggettivo, oltre ad indicare punteggio e descrizione, devo andare a selezionare quello che è l'attributo che ho impostato nel modello, nella fase tecnica, su cui andrò in realtà ad inserire la formula che verrà utilizzata dall'operatore della pubblica amministrazione, quindi in particolare dalla commissione, nel momento in cui ci troviamo nella fase di aggiudicazione. Ci sono diverse formule che in realtà possono essere applicate sui criteri di natura oggettiva. A secondo se l'attributo viene definito di tipo numerico piuttosto che di tipo testo, posso andare ad impostare una modalità che ragiona su di un tabellare, quindi fondamentalmente vado ad inserire un dominio, piuttosto che su un range, quindi viene associato un coefficiente se il valore inserito dall'operatore economico ricade in uno degli intervalli compresi, appunto definiti dalla stazione appaltante, piuttosto che un minimo, un massimo, un rialzo massimo, un basso massimo. Per il dettaglio di queste formule si rimanda a quello che è il manuale di approfondimento che è stato inserito sia per quanto riguarda i criteri di valutazione tecnica che le formule che si possono applicare per quanto riguarda la parte economica, che è pubblicato ovviamente sul sito istituzionale di Intercenter nell'ambito dell'area dei manuali e guide interattive. Una volta quindi velocemente si mostrano le maschere, un esempio di imputazione di un criterio che lavora a range, quindi in questo caso io sto dicendo ad esempio per quanto riguarda i mesi di garanzia, nel caso in cui l'operatore economico inserisce un dato che è compreso tra 0 e 6 mesi, il sistema assegnerà un coefficiente che è pari a 0,25, questo coefficiente poi successivamente verrà moltiplicato per il massimo punteggio attribuito a quel criterio e quindi determinerà in maniera precisa il punteggio che l'operatore economico avrà attribuito con un arrotondamento a due cifre decimali per quel dato criterio, e così via, a secondo il range che ho stabilito. Abbiamo detto ci sono altre tipologie, il minimo piuttosto che il massimo, quindi il sistema sulla base della selezione applicherà questa formula, piuttosto che le altre due che sono il rialzo massimo e il ribasso massimo. Nel caso in cui si decida di utilizzare la riparametrazione direttamente al sistema, quindi abbiamo detto vado ad indicare se voglio applicare un primo rescaling piuttosto che un primo e un secondo rescaling, la cosa di cui bisogna fare attenzione tra le altre cose è che in realtà posso stabilire per ciascun criterio di valutazione tecnica se il singolo criterio
tecnico deve essere riparametrato oppure no. Questo perché? Perché sappiamo che ovviamente nel caso di criteri di tipo oggettivo, ma in particolare dei tabellari, i tabellari non devono essere riparametrati. Quindi in quel caso io sull'apposito criterio che rappresenta il tabellare dovrò dire che non si richiede la riparametrazione del sistema. Per quanto riguarda la parte di criteri di valutazione economica, quindi un attimo dopo l'area di impostazione dei criteri tecnici, il sistema propone i criteri di valutazione economica. Nel caso in cui si richiede un unico criterio economico, ovviamente dovrò riportare nella colonna denominata punteggio il massimo peso attribuito alla componente economica, dopodiché dovrò andare ad indicare le altre informazioni, quindi qual è l'attributo che io considero come il valore offerto, se è una percentuale di sconto piuttosto che un valore offerto che ad esempio è il prodotto della quantità per un prezzo, e nell'apposita area denominata formula sceglierò da menu a tendina quella che è la formula che si intende applicare. Ripeto, tutte le formule previste dal sistema sono indicate nell'apposito manuale. Laddove mi trovo in una situazione in cui la formula che ho previsto nella mia procedura non è contemplata all'interno di questo elenco, posso sempre decidere di impostare una valutazione di tipo soggettiva. Quindi in quel caso dovrò eseguire eventualmente il calcolo fuori dalla piattaforma e poi andare ad inserire quindi a sistema soltanto quello che è il punteggio che si intende attribuire per quel dato criterio economico all'operatore economico che sto valutando. Anche per quanto riguarda la parte economica, laddove soprattutto posso inserire delle formule che non assegnano il massimo punteggio economico in maniera automatica, posso decidere di applicare eventualmente una riparametrazione del punteggio economico, ancora una volta una riparametrazione sul punteggio economico totale piuttosto che sul singolo criterio, sul criterio e sul totale. Passiamo a questo punto alla procedura di aggiudicazione. Quindi una volta che io ho predisposto tutte le sezioni della mia richiesta d'offerta, posso, con le modalità che abbiamo visto lo scorso webinar, procedere con l'invio della richiesta d'offerta. Nel caso la stessa è stata predisposta da un punto istruttore, questa andrà in approvazione al responsabile unico del procedimento, che di fatto la verifica e può procedere con l'inoltro agli operatori economici. Nell'ambito, una volta che sono state quindi raggiunti i termini di presentazione delle offerte, il RUP già dalla procedura della richiesta d'offerta ha la sezione denominata offerte ricevute, quindi dove ha l'evidenza di chi sono gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura, nel caso di procedura a lotto anche l'evidenza a quale lotto quell'operatore economico ha partecipato, e laddove ci sono delle partecipazioni in forma di raggruppamento il sistema dà anche questa evidenza. Raggiunti appunto i termini, ovviamente bisogna procedere con la valutazione e di conseguenza bisogna andare ad indicare quelle che sono le rispettive commissioni, quindi quello che è il seggio di gara che si occupa della valutazione amministrativa, quella che è la commissione tecnica, quindi la commissione giudicatrice che si occupa della valutazione della parte tecnica, ed infine la parte economica che può essere indicata al sistema e che può coincidere o con il seggio di gara, nel caso appunto della richiesta d'offerta aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, piuttosto che può essere coincidere con quella che è la commissione giudicatrice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa. Il sistema ovviamente controllerà che è stato rispettato, verrà rispettato l'ordine di apertura delle buste, ma in particolare che ad aprire le buste sia il soggetto che è stato individuato come il presidente della commissione, oltre al fatto che ovviamente deve essere stata raggiunta anche la fase di apertura delle offerte che deve essere assolutamente rispettata. Nel caso della richiesta d'offerta in realtà coincide con pochi minuti successivi alla data di scadenza della richiesta.
nell'ambito del bando c'è la possibilità, quindi nell'ambito della nostra richiesta d'offerta, di indicare chi sono i soggetti, ovvero quei riferimenti che successivamente possono visualizzare il contenuto della procedura di aggiudicazione, ma ovviamente dopo che la commissione ha aperto le buste ed inserito la relativa valutazione. A questo punto, quindi, come si procede con la creazione della commissione? In particolare abbiamo detto che il soggetto abilitato all'apertura delle buste è la figura che viene indicata con il ruolo di presidente, soggetto valutatore, indicata in tal senso perché sapete che è possibile avere anche delle richieste d'offerta che vengono aggiudicate al prezzo più basso, ma per le quali viene richiesta comunque una verifica di conformità, ovvero di corrispondenza di alcuni requisiti tecnici rispetto a quello che potrebbe essere un capitolato inserito nella richiesta d'offerta. Ebbene, quali sono, diciamo, le operazioni che può eseguire un presidente di una delle commissioni? Sicuramente nell'ambito aprire le relative buste, quindi il presidente del seggio di gara può aprire la busta amministrativa e il presidente delle buste successive quindi procede alla valutazione tecnica ed economica. Nelle diverse fasi c'è la possibilità di escludere degli operatori economici che per qualche motivo non hanno rispettato le indicazioni date dalla stazione appaltante o che non hanno i requisiti richiesti. Si procede quindi con la fase di aggiudicazione, quindi valutazione delle diverse buste, fino ad individuare quindi quella che è la graduatoria. C'è la possibilità, laddove si verificano delle situazioni di ex aequo, di procedere con funzioni di richiesta delle offerte migliorative piuttosto che di sorteggio manuale piuttosto che automatico. In tutte le fasi è possibile inviare comunicazione agli operatori economici che hanno partecipato e arrivare quindi ad attivare eventualmente la verifica della conformità, nel caso appunto di una richiesta d'offerta aggiudicata al prezzo più basso con conformità ex ante piuttosto che ex post, e arrivare quindi alla gestione della verifica dell'anomalia e delle altre funzioni che ora vedremo nel dettaglio. Per poter attivare la commissione, partendo da quello che è la richiesta d'offerta che è stata indetta, bisogna utilizzare il comando che è presente nella toolbar in alto e che è denominato crea commissione. Quindi accedo al gruppo funzionale gestione RDO, in particolare alla voce RDO, individuo nell'elenco quella che è la richiesta d'offerta per la quale devo definire la commissione, accedo al dettaglio attraverso l'apposita iconcina e vado a cliccare sul comando di creazione della commissione. A questo punto quello che mi si apre è un documento strutturato in diverse sezioni. La parte alta ci sono delle informazioni che vengono imputate automaticamente dal sistema quando vado a confermare questo documento. Nella parte bassa invece ho il seggio di gara piuttosto che la commissione tecnica piuttosto che la commissione economica. Questo se previsto appunto dalla richiesta d'offerta. Nel caso di richieste d'offerta al prezzo più basso, vedete che non si presenta la sezione di busta tecnica, ma soltanto il seggio di gara e la commissione economica. La modalità di compilazione di queste sezioni è praticamente la stessa. Ovviamente vanno indicati quelli che sono i diversi nominativi che agiranno nei diversi momenti della procedura di aggiudicazione. In particolare, non è obbligatorio, ma si suggerisce di utilizzare, attraverso il comando inserisci atto, posso andare anche a riportare al sistema quello che è il provvedimento con cui eventualmente l'atto è stato nominato quella particolare commissione, indicare il numero, la data ed eventualmente allegare lo stesso atto al sistema. Questo perché? Perché ricordiamoci che piuttosto che avere tutte queste informazioni magari archiviate sul PC, se io le vado ad inserire all'interno di diversi documenti, ho la possibilità di avere in un unico repository, che è il fascicolo di gara, tutta la documentazione che ho utilizzato nel corso della richiesta di offerta. Attraverso quindi il comando inserisci atto, inserisco queste informazioni. Per andare invece ad inserire gli utenti che sono coinvolti nelle diverse commissioni, devo utilizzare il comando di aggiungi, che è presente quindi nella parte bassa di questa maschera.
Il sistema presenta una tabella, farò tanti aggiungi per quanti sono gli utenti, e dovrò andare a selezionare questi utenti. In particolare, per quanto riguarda quindi l'identificazione dei soggetti, questi devono essere registrati preventivamente a sistema. Quindi l'utente che sta definendo la commissione, cliccando sull'apposito comando presente nella colonna denominata utente della commissione, passerà ad una maschera dove vedrà tutti gli utenti che sono presenti per quella stazione appaltante che possono essere selezionati. Una volta che io ho eseguito questa selezione, nella parte bassa verranno riepilogati quindi il codice fiscale, il nome, il cognome, il ruolo e soprattutto l'indirizzo email. Quello che devo andare quindi ad impostare effettivamente è il ruolo, quindi devo indicare sicuramente chi è il soggetto che si occuperà dell'apertura delle buste e per gli altri dovrò indicare chi si occuperà di essere il segretario verbalizzante piuttosto che dei componenti piuttosto che dei testimoni. Nel caso in cui al momento della predisposizione della commissione di gara non si dispone dell'utente, quindi non è già preventivamente registrato, in realtà la registrazione può essere eseguita contestualmente alla definizione della commissione. In tal caso non andrò a selezionare l'utente dall'elenco che ho a disposizione, ma andrò ad inserire tutte le informazioni necessarie, quindi il codice fiscale, il nome, il cognome, particolare attenzione deve essere posta all'indirizzo email, perché una volta impostato il flag nella colonna registra e si procede con la conferma del documento di commissione, ovviamente vengono inoltrate, innanzitutto viene registrato l'utente e poi vengono inoltrate le credenziali allo stesso per consentirgli l'accesso al sistema ed eventualmente quindi procedere con la valutazione e l'apertura delle buste se in tal caso parliamo proprio dell'utente che rappresenta il presidente della richiesta d'offerta per quanto riguarda il seggio di gara. Questa impostazione, abbiamo detto, è la stessa che deve essere utilizzata anche per le altre definizioni delle commissioni, tecnica ed economica. Ogni volta, in realtà, non ho la necessità di dover inserire tutte queste informazioni in una sola volta, ma posso anche procedere alla modifica della commissione volta per volta, quindi definisco dapprima il seggio di gara. Nel momento in cui arrivo effettivamente a dover aprire le buste tecniche, posso con le stesse modalità, quindi accedere alla commissione, al documento di commissione, andare in modifica e perfezionare, inserire le informazioni che riguardano la commissione tecnica ed eventualmente la commissione economica. Tutte le operazioni che vengono eseguite sul documento di commissione sono storicizzate e possono essere visualizzate nell'apposita sezione denominata storico. Abbiamo detto la compilazione delle altre sezioni, sia essa tecnica piuttosto che economica, è la stessa che abbiamo visto nel seggio di gara. In realtà qual è l'ulteriore comando che viene messo a disposizione? Laddove per qualche motivo ad aprire magari la busta tecnica è lo stesso seggio di gara, piuttosto che andare a reinserire tutte le informazioni, posso utilizzare il comando denominato copia seggio di gara e il sistema riprodurrà esattamente le stesse informazioni che ho inserito nella maschera precedente. In maniera del tutto analoga, se ho la necessità di definire una commissione economica diversa, utilizzerò i comandi che abbiamo visto prima, l'inserisci atto, aggiungi e perfezionerò la commissione economica per questa richiesta d'offerta. Nel caso in cui invece ad aprire le buste economiche sono i componenti del seggio di gara, posso omettere di compilare questa sezione perché il sistema automaticamente considera quei soggetti come le persone che possono valutare la parte economica. Nel caso in cui invece ho la necessità di andare ad eseguire ad esempio un copia della commissione giudicatrice, utilizzerò l'apposito comando.
posso anche utilizzare questi comandi e poi andare a modificare, eventualmente aggiungere o eliminare elementi che per quella determinata commissione non sono effettivamente i membri della valutazione. Una volta che ho definito la commissione e quindi ho confermato l'operazione, posso avviare la fase di valutazione. Vi ricordo che è importante confermare il documento di commissione e non semplicemente salvarlo, perché nel momento in cui viene solo salvato, il presidente, ad esempio del seggio di gara inizialmente, nel momento in cui accederà all'apposita area per la valutazione, non vedrà la procedura a quale deve essere abilitato per l'apertura. Quindi è importante confermare l'operazione, quindi il documento di commissione di gara si deve trovare nello stato cosiddetto di pubblicazione e che quindi vediamo viene indicato appunto in questa colonna definita come stato. A questo punto, raggiunto il termine di apertura dell'offerta, la richiesta d'offerta, ripeto, è proprio pochi minuti dopo il termine di scadenza, la persona che è stata definita con il ruolo di presidente accede sempre al gruppo funzionale gestione RDO e in particolare al menu valutazione RDO e qui troverà la richiesta d'offerta o le richieste d'offerta per le quali è stato indicato come presidente. Per entrare nel dettaglio bisogna cliccare sulla lente di apertura. In particolare sulla richiesta di offerta, nella sezione denominata documenti, viene tracciato, oltre al fatto che c'è la commissione di gara, che fondamentalmente si è avviata anche la procedura di aggiudicazione. Quando quindi sono rispettate le condizioni sia di chi è l'utente che può iniziare la procedura e il raggiungimento della data, si attiva questo documento. Anche il documento di procedura di aggiudicazione è un documento strutturato in tante sezioni. In particolare nella sezione della testata viene indicato la determina di aggiudicazione e la data che dovranno essere imputati un attimo prima di procedere con la comunicazione di esito, quindi se vogliamo che il sistema riporti nella comunicazione in maniera automatica queste informazioni, devo andarle a valorizzare. Per valorizzare queste informazioni lo devo fare accedendo attraverso il comando denominato note ed allegati, perché con lo stesso comando io posso in realtà andare a modificare eventualmente oltre che questi dati della testata, posso andare anche ad inserire delle note che vengono riportate nella sezione note della procedura di aggiudicazione ed eventualmente andare ad allegare un qualsiasi documento che è stato magari prodotto fuori dalla piattaforma, quale potrebbero essere ad esempio le relazioni tecniche che sono state prodotte dai diversi membri della commissione. L'area denominata commissione è semplicemente un'area di consultazione dove vengono riepilogate nei diversi momenti tutte le informazioni che noi abbiamo inserito come seggio di gara, commissione giudicatrice e con il soggetto, la commissione, che si occupa della valutazione economica. Quindi vengono riportati eventualmente i provvedimenti, vengono riportati quelli che sono gli utenti coinvolti nelle diverse commissioni. L'area invece denominata sedute di gara, che inizialmente risulterà vuota, si alimenterà nel corso della nostra procedura in quanto vengono riportate tutte le sedute che sono attivate al sistema, le sedute virtuali, se la richiesta d'offerta l'ha previsto, piuttosto che le altre sedute che possono essere riservate piuttosto che in forma pubblica che sono state definite nel corso della fase di valutazione. In particolare, se nel chiudere una seduta di gara vado anche ad archiviare il relativo verbale, in quest'area viene anche riportato per ciascuna seduta quello che è il verbale che è stato prodotto o all'interno del sistema o eventualmente allegato perché è prodotto fuori dalla piattaforma. Nel caso in cui vengono inseriti più documenti, allora in quest'area non ci sarà soltanto il verbale, bensì uno zip che è possibile scaricare con tutta la documentazione. In qualsiasi momento ho la necessità di accedere
alla di accedere al dettaglio della seduta, lo posso fare cliccando sull'iconcina presente nella colonna denominata Apri. Per quanto riguarda quindi le note e gli allegati, queste sono le evidenze delle informazioni che io vado ad inserire, quindi descrizione ed allegato per quanto riguarda l'area degli allegati, mentre un'area di tipo testo per quanto riguarda le note. La sezione invece della cronologia è una sezione che inizialmente è vuota, ma che anche qui nel corso dei diversi momenti di valutazione delle offerte si alimenta con tutte quelle che sono le azioni. Viene tracciato quindi la data dell'operazione, l'utente che ha eseguito quell'operazione e qual è l'azione, quindi l'inizio della valutazione amministrativa, quando questa si è conclusa, quando è stata avviata la parte di valutazione tecnica, le singole aperture delle buste, nel caso di procedure a lotti, la ricognizione delle offerte tecniche per ciascun lotto, fino alle altre operazioni che possono essere appunto la chiusura di una seduta, piuttosto che il ripristino di una fase laddove sono stati commessi degli errori che devono essere sistemati. La sezione invece dei documenti, anche questa inizialmente vuota, si alimenterà con tutta la documentazione che verrà prodotta nel corso sempre della valutazione, quindi eventuali comunicazioni ad esempio di soccorso istruttorio, piuttosto che comunicazione di quello che è stato il risultato di una verifica amministrativa, eventuali comunicazioni di esclusione oppure generiche, verifica della normativa, quindi tutti i documenti che possono essere prodotti. La prima valutazione ovviamente è una valutazione amministrativa. La valutazione amministrativa, tra l'altro, è una valutazione che sia la gara, la richiesta di offerta e una richiesta d'offerta senza lotti che a lotti è unica per tutta la procedura. Mentre, come vedremo successivamente, nel caso di richiesta d'offerta a lotti, la fase di valutazione tecnica e di valutazione economica di fatto possono poi essere anche condotte in maniera separata tra i diversi lotti, mentre la fase amministrativa è una fase che invece è unica. In questa maschera vengono riepilogati chi sono i fornitori che hanno partecipato con l'evidenza della data di ricezione dell'offerta, in particolare di quello che è lo stato dell'offerta, cioè come vedremo l'operatore economico entro i termini può presentare più offerte, quindi in questo caso l'offerta può essere invalidata e quindi ci sarà l'evidenza dell'invalidazione, piuttosto che entro i termini può ritirare un'offerta e quindi viene data anche questa evidenza al seggio di gara, laddove l'operatore economico ha partecipato in forma di raggruppamento, nella denominazione viene data l'evidenza dell'RT. Inizialmente l'iconcina della busta sta a denotare che le buste sono chiuse, quindi ancora crittografate, e bisogna quindi, rispettando l'ordine di ricezione, procedere con l'apertura di ciascuna offerta. Sulla parte alta, quindi in questa toolbar dei comandi, ci sono in realtà tutti i comandi che possono essere utilizzati. Vedete che l'unico comando in questo momento disabilitato è il crea verbale, perché di fatto questo si attiva nel momento in cui io termino la valutazione amministrativa. Posso procedere con l'apertura delle buste o cliccando sulla singola iconcina della busta chiusa, o per una questione di consentire al sistema di decrittografare tutte le buste in un colpo solo, posso procedere con il comando di apertura delle buste. Quindi in entrambi i casi il sistema quindi procederà all'apertura ovviamente delle sole offerte che possono essere aperte. Nel caso di un'offerta ritirata, questa di fatto resterà chiusa come visualizzazione dell'offerta, ma l'unica cosa che potrò visualizzare è eventualmente il documento firmato digitalmente che l'operatore economico ha inserito per motivare il ritiro della sua offerta. A questo punto, quali sono le altre informazioni che vado a visualizzare? Nel momento in cui ho aperto le buste, il sistema dà tutta una serie di altre informazioni, in particolare nella colonna denominata stato della firma,
vengono visualizzate le informazioni, ovvero se i documenti presentati in questa fase sono stati firmati, sottoscritti, tutti dalla stessa persona, piuttosto che ci possono essere degli allegati che non sono stati per niente firmati, oppure che presentano la firma di soggetti diversi. Questo è di aiuto per la Commissione perché deve appunto verificare che correttamente i documenti presentati siano firmati da quelle che sono le persone che effettivamente avevano i poteri per poter collocare l'offerta e firmare la documentazione. Inoltre, nella sezione denominata avvalimento, nel caso in cui qualche fornitore ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, verrà data questa evidenza e attraverso il comando di estrazione dell'ausiliare in realtà io posso avere anche il dettaglio di chi sono le imprese ausiliare a cui si è fatto ricorso. Inoltre, nella sezione invece nella colonna denominata warning, vengono date evidenze di eventuali anomalie che il sistema ha riscontrato. Ad esempio, nel caso della busta di documentazione, può essere data l'evidenza se l'operatore economico ha collocato tutta la documentazione richiesta piuttosto che invece ci sono delle anomalie. Una volta che io ho aperto la busta, quindi vi ricordo che al momento in cui clicco sulla bustina effettivamente parte la decrittografia di quell'offerta, mi viene presentata la busta di documentazione dell'offerta di quel determinato operatore economico. Nel caso in cui il baffetto in alto sulla testata della busta è verde, vuol dire che tutta la documentazione che io ho richiesto è stata compilata dall'operatore economico. Ovviamente il sistema non può entrare nel merito della documentazione, ma mi dà l'evidenza se quanto richiesto è presente oppure no. Vi ricordo che laddove è attiva anche una seduta virtuale, gli operatori economici avranno l'evidenza di quelli che sono soltanto i documenti presenti, quindi non vedranno effettivamente il documento, ma solo il fatto di un check che sta ad indicare se quel documento è stato inserito piuttosto che non dall'operatore economico che viene valutato. In questo caso era stato anche richiesto un DGE strutturato, per cui qui c'è l'evidenza che è stato inserito questo allegato, il fatto che c'è l'icona con la firma sta ad indicare che quel documento è firmato digitalmente e cliccando sull'iconcina posso entrare nel dettaglio di chi ha firmato quel documento se non l'ho visualizzato nell'apposita area dello stato della firma. E laddove invece la busta presenta un warning, come in questo caso, sta ad indicare che, ad esempio, in questo caso l'operatore economico non ha inserito il DGE, piuttosto che non ha inserito una dichiarazione che era prevista tra gli altri documenti. Ovviamente bisogna sempre fare attenzione a che cosa, al fatto se la stazione appaltante lo aveva richiesto come obbligatorio oppure no. Nel caso in cui non l'aveva richiesto come obbligatorio, anche se il sistema evidenzia ovviamente l'assenza, sta ad indicare fondamentalmente che non è un problema. Cosa importante è che in realtà in questo caso il sistema ha consentito l'inoltro dell'offerta anche in presenza di queste anomalie, perché sappiamo che sono anomalie della busta di documentazione che possono essere sanate con il ricorso ad un soccorso istruttorio. Cosa diversa invece, la compilazione della busta tecnica e della busta economica non possono essere assolutamente sanate, per cui viene impedito l'invio dell'offerta laddove tutte le informazioni richieste come obbligatorie non siano state correttamente valorizzate. Posso inoltre accedere al dettaglio della singola documentazione per andare ad indicare se effettivamente la documentazione che ho analizzata risulta essere conforme piuttosto che deve essere sanata con un soccorso istruttorio. Nel caso in cui l'operatore economico ha partecipato come RT, nella parte immediatamente dopo il documento DGE, la richiesta del DGE, se l'operatore economico ha dichiarato di aver partecipato in forma di RT, viene data anche l'evidenza
di quindi chi sono le eventuali mandanti che sono state indicate dalla mandataria. E laddove richiesto il DGU è strutturato, ovviamente lo stesso deve essere compilato e può essere scaricato dal seggio di gara relativamente alla riga della mandante, oltre a tutta la documentazione che deve essere stata collocata nell'apposita area. Dicevamo, quando sono nel riepilogo, se c'è il warning può essere di diverse nature, perché la documentazione presenta delle anomalie, piuttosto che se ho eseguito il comando di verifica offerte multiple, il sistema potrebbe indicare come anomalia il fatto che un determinato operatore economico ha partecipato alla stessa procedura o magari allo stesso lotto, sia ad esempio in forma singola che in forma di RT. Quindi è un messaggio, un'indicazione che viene data al seggio di gara in modo tale da poter stabilire se procedere con un'eventuale esclusione di questo operatore, piuttosto che altre tipologie di warning. Quindi se utilizzo la verifica delle offerte multiple, il sistema mi darà l'evidenza che dicevo prima, cioè se un fornitore ha partecipato in diverse forme alla stessa procedura, e nel momento in cui voglio vedere il dettaglio del warning presentato devo cliccare sull'iconcina arancione. Quindi cliccando su questa iconcina, in questo caso l'operatore economico che ha partecipato in diverse forme viene individuato dal sistema e viene data indicazione al seggio, che quindi ha la visibilità fondamentalmente di chi sono eventuali anomalie che sono state riscontrate, per quali lotti eventualmente la richiesta d'offerta se è suddivisa in appunto a lotti si presentano queste anomalie. Per quanto riguarda invece gli ulteriori controlli che vengono visualizzati è ad esempio l'assenza della documentazione che doveva essere prodotta e che in realtà non è stata allegata alla busta di documentazione. Fatti questi dovuti controlli, dicevamo prima, ho la possibilità, non è obbligatorio, è una possibilità, che il seggio di gara, attraverso il comando posizionato in alto di valutazione, possa accedere ad una ulteriore schermata in cui per ciascun documento presente in questa busta può esprimere se è conforme, se deve essere integrato e quindi inserire una motivazione, piuttosto che occorre fare degli approfondimenti. Una volta che sono state valutati questi documenti, devo andare per ciascun operatore economico ad indicare l'esito di questa valutazione. Come lo faccio? Cliccando sul comando esito. Qui ho la possibilità di stabilire se l'operatore economico può essere ammesso perché la documentazione è regolare alla fase successiva. Ammesso con riserva vuol dire che il seggio si riserva di fare qualche approfondimento, ma mi consente di passare alla valutazione delle buste successive. In verifica invece devo procedere con una comunicazione in soccorso istruttorio, quindi per chiedere eventualmente di chiarimento, di integrare la documentazione mancante, con l'esclusione, ovviamente sto escludendo l'operatore economico e quindi non avrò accesso alle buste successive. Con il comando invece di ammetti tutto, e quando lo posso utilizzare? Nel caso in cui sono tanti partecipanti, io posso stabilire di appuntare dapprima chi sono i soggetti a cui devo procedere con un soccorso istruttorio, chi sono i soggetti che devono essere esclusi, e poi con un unico comando ammetti tutto e vado ad inserire l'esito di ammessa su tutti gli altri operatori economici che hanno partecipato e che quindi devono essere ammessi alla fase successiva. Nel caso in cui procedo o con un'impostazione di una verifica o piuttosto che di un'ammissione con riserva, si apre sempre una maschera in cui vado ad indicare la motivazione per cui sto eseguendo quella azione. Nel caso in cui la richiesta d'offerta è stata strutturata a lotti, sarà presente nella toolbar anche una voce lotti, e attraverso l'esito per lotto posso andare ad indicare se ad esempio
in fase di valutazione amministrativa mi accorgo che quell'operatore può essere ammesso alle fasi successive soltanto per alcuni lotti, piuttosto che deve essere ammesso con riserva oppure appunto deve essere escluso. Quindi attraverso il menu esito io ammetto complessivamente l'operatore economico alle fasi successive. Laddove ad esempio devo escludere un operatore economico perché magari non è in possesso di alcuni requisiti dichiarati per alcuni lotti, allora in tal caso posso procedere con un'esclusione per lotto. Una volta che ho confermato queste operazioni, nella colonna denominata appunto esclusione per lotti, eventualmente mi viene indicato il fatto che c'è stata eventualmente un'esclusione per alcuni lotti, mentre laddove c'è il baffetto verde vuol dire che l'operatore economico è ammesso a tutti i lotti. Laddove ho commesso un errore posso sempre attraverso il comando annulla esito rettificare l'operazione che ho eseguito. Il comando invece partecipanti, che è presente sempre nell'ambito della valutazione amministrativa, consente alla stazione appaltante, quindi al seggio in questo caso, di andare a modificare gli eventuali raggruppamenti che sono stati indicati dall'operatore economico. Questo ovviamente laddove ci accorgiamo da un'eventuale documentazione allegata che da un punto di vista strutturato le informazioni non sono state compilate correttamente. Non è un passaggio che devo fare necessariamente, questo serve laddove ho la necessità poi di riportare correttamente i dati all'interno di un verbale. Quindi se l'operatore economico ha partecipato di fatto un RT ma non l'ha dichiarato in maniera strutturata, se io voglio avere nel verbale questa evidenza devo procedere a modificare questa informazione, lo faccio attraverso il comando dei partecipanti. Una volta che ho eseguito questa fase di valutazione, per passare alla fase successiva devo procedere con il comando di termina valutazione amministrativa. Ovviamente se ho inserito come esito la verifica, quindi il sistema non mi consente di terminare questa valutazione se prima non ho attivato la comunicazione di soccorso istruttorio, non ho atteso il termine per la ricezione della risposta da parte dell'operatore economico e ho valutato quindi la documentazione integrativa presentata ed espresso un esito, sia esso di ammissione piuttosto che di esclusione. Una volta che ho terminato la valutazione amministrativa, lo stato della procedura di aggiudicazione, che inizialmente si trovava in una verifica amministrativa, passerà in uno stato di valutazione. Vi ricordo che laddove è stato previsto la seduta virtuale per poter visualizzare l'operatore economico i dati, non c'è bisogno che la stazione appaltante attivi l'inizio della seduta, perché per la sola fase amministrativa, per come sono stati configurati i parametri della seduta al sistema, la seduta virtuale scatta per la parte amministrativa in automatico all'apertura della prima busta amministrativa che il seggio sta procedendo ad aprire. Ovviamente nelle fasi successive posso decidere di chiudere la visibilità e quindi lo faccio con l'apposito comando chiudi seduta virtuale, e per le volte successive ovviamente devo ricordarmi di attivare manualmente l'inizio della seduta virtuale. Una volta che si è conclusa la valutazione amministrativa si attiva anche il comando per la creazione del verbale, che può essere appunto prodotto sulla piattaforma in base a quello che è il modello presentato. È tra le altre cose un modello quindi che riporta tutta una serie di dati che posso andare a modificare all'occorrenza, posso generare il PDF di questo verbale, archiviarlo e come dicevo prima richiamarlo all'interno della seduta al momento della chiusura della stessa. Per quanto riguarda la valutazione tecnica, ovviamente il requisito fondamentale è che sia stata definita nell'ambito della commissione, del documento di commissione, chi è il soggetto che può aprire le buste tecniche. Per avviare l'apertura delle buste tecniche devo procedere con il comando avvia apertura delle buste tecniche, e come dicevamo prima, nel caso in cui
La richiesta d'offerta è stata impostata nella, a lotti, e da questo momento in poi le valutazioni possono anche procedere in maniera del tutto separata, cioè non devo necessariamente procedere alla valutazione tecnica di tutti i lotti per poter accedere alla valutazione economica di uno specifico lotto, ma posso anche semplicemente concludere la valutazione tecnica, ad esempio, del lotto 2 e procedere quindi con l'apertura della busta economica del lotto 2 anche senza aver ancora concluso la valutazione tecnica del lotto 1. Questo perché ci potrebbero essere delle situazioni in cui effettivamente la valutazione tecnica di un lotto potrebbe richiedere più tempo rispetto ad un altro. Una volta che ho avviato l'apertura delle buste tecniche con la stessa modalità vista per la busta amministrativa, nel caso in cui la gara è senza lotti, nell'ambito della sezione valutazione tecnica mi verrà mostrato direttamente l'elenco degli operatori economici partecipanti, quindi non la suddivisione per lotti. Nel caso in cui invece la procedura è a lotti, io devo cliccare prima sul dettaglio del lotto per poter visualizzare chi sono gli operatori economici che hanno di fatto partecipato alla procedura. Cliccando sulla bustina oppure utilizzando il comando apertura buste, procedo all'apertura o della singola offerta tecnica o di tutte le offerte tecniche. In questo caso vedete che inizialmente lo stato che viene visualizzato è da valutare, per cui una volta che io ho aperto le buste e ho visualizzato il contenuto della busta tecnica, quindi coda eventuali allegati che posso andare a scaricare, posso poi procedere quindi all'apertura di tutte le buste e in seduta riservata ovviamente la commissione procederà alla valutazione tecnica di queste buste. Quando ho la necessità di scaricare in un colpo solo tutti gli allegati presenti nella mia richiesta d'offerta, posso farlo attraverso l'apposito comando scarica allegati. Allora, il comando scarica allegati, che è posizionato in alto, serve inizialmente, quando sono nella fase amministrativa, per scaricare il solo contenuto della busta amministrativa. Quando sono all'interno della busta tecnica, per scaricare il solo contenuto della busta tecnica in termini di allegati, devo utilizzare il comando scarica allegati presente nella busta. Questo perché? Perché questo comando in alto in realtà diventa complessivo quando sono state aperte tutte le buste. Quindi nel momento in cui sono arrivato alla busta economica, con lo scarica allegati che è presente in alto, io scaricherò lo zip di tutti gli allegati presenti nella busta di documentazione, busta tecnica e busta economica. Mentre, ripeto, per scaricare gli allegati della singola busta devo utilizzare l'apposito comando che è presente come scarica allegati all'interno della busta. Una volta che la commissione, in questo caso giudicatrice, si è riunita in seduta privata, ha fatto le dovute valutazioni, per poter inserire i punteggi al sistema, il presidente deve accedere alla sezione denominata valutazione tecnica, in particolare per ciascun operatore economico deve cliccare sulla scheda di valutazione. A questo punto si apre una maschera dove vengono riepilogati i criteri che sono stati indicati nei criteri di valutazione prevalente, piuttosto che le specializzazioni per lotti, laddove la richiesta è suddivisa appunto per lotti, ed ho la possibilità di andare sulla base della modalità di attribuzione del punteggio ad inserire un coefficiente piuttosto che un punteggio ben preciso. Quindi laddove viene richiesto un coefficiente, allora il presidente inserirà il coefficiente che abbiamo detto compreso tra 0 e 1, che può utilizzare massimo 10 decimali. Questo coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio attribuito a quel criterio e verrà determinato quello che è il punteggio tecnico complessivo per quel dato criterio. Laddove invece ci sono dei criteri di natura oggettiva, ovviamente il sistema li calcolerà nel momento in cui sono state aperte tutte le buste di tutti gli operatori economici al momento in cui si procede con la chiusura della valutazione tecnica. Nel caso in cui la modalità, dicevamo, non è
di attribuzione non è a coefficiente, ma è a punteggio, io avrò la possibilità di indicare un punteggio, che vi ricordo essere un punteggio definito su due decimali. Laddove ci sono dei criteri di natura oggettiva, attraverso l'iconcina della lente, ho la possibilità di andare a vedere quelli che erano eventualmente le forme, quindi le modalità con cui il sistema deve procedere all'attribuzione, e laddove quindi dispone delle informazioni, verrà in automatico calcolato il punteggio tecnico. Nel caso in cui per qualche motivo mi rendo conto che il dato inserito dall'operatore economico è un dato strutturato errato, perché magari avevo chiesto anche un allegato da cui si evince appunto che l'informazione inserita in maniera strutturata è sbagliata, ha la stazione appaltante la possibilità di andare a rettificare questo valore cliccando nell'apposita colonna di modifica. È una possibilità che la stazione appaltante ha per continuare la valutazione a sistema e non dover invece interromperla eventualmente per condurla fuori dalla piattaforma. Questa modifica non andrà a toccare l'offerta presentata dall'operatore economico, che in quanto firmata non può essere toccata, ma viene modificato semplicemente un valore in quella che è la tabella che poi viene utilizzata dal sistema per determinare i punteggi. Una volta che ho inserito tutte le informazioni per ciascun criterio, attraverso il comando posto in alto di questo form che si chiama chiudi valutazione tecnica, il sistema cambia lo stato di quell'offerta da valutare, la pone nello stato valutato e nella sezione, nella colonna del punteggio tecnico, viene riportato il valore. Nel caso in cui sono previsti dei rescaling, ovviamente vengono poi visualizzate le informazioni relativamente eventualmente a un primo rescaling e a un secondo rescaling se previsto. Anche nella fase di valutazione tecnico la possibilità di andare eventualmente a richiedere, quindi ad eseguire delle esclusioni piuttosto che andare a chiedere attraverso un'apposita comunicazione dei chiarimenti. In questa fase non viene integrata della documentazione, ma viene soltanto chiesto un chiarimento per poter attribuire in maniera corretta il punteggio a quella determinata offerta. Una volta che ho chiuso tutte le valutazioni tecniche per ciascun operatore economico, attraverso il comando assegna punteggio vado a rendere quindi consistente il punteggio finale e in particolare questo punteggio verrà reso visibile anche agli operatori economici che sono presenti eventualmente in una seduta virtuale. Nel caso in cui la seduta virtuale è attiva, il sistema vi dà il messaggio in modo tale che voi potete anche decidere, eventualmente avete la necessità di dover ricontrollare quei punteggi, di non concludere l'operazione, chiudere dapprima la seduta virtuale, fatte le dovute verifiche, riattivare la seduta e procedere con l'assegnazione del punteggio. Come dicevamo, laddove c'è una richiesta di riparametrazione, oltre alla colonna con il punteggio tecnico prima della riparametrazione, il sistema presenta il punteggio riparametrato. Laddove ho commesso degli errori attraverso il comando ripristina fase, posso sempre riaprire la valutazione, per cui lo stato diventerà da valutato a da valutare e posso, tra le altre cose, procedere con la rimputazione dei dati che devono essere corretti. Anche in questo caso, una volta che è stato assegnato il punteggio, si attiva il comando per la creazione del verbale di gara relativamente alla valutazione tecnica. Nel corso della valutazione tecnica ho a disposizione due report, uno è il visualizza giudizi per criteri e l'altro la tabella di riparametrazione dei punteggi, che tirano fuori, diciamo, dei dettagli di quella che è la modalità con cui sono stati attribuiti per ciascun operatore economico e per ciascun criterio i punteggi, e queste in realtà report possono essere esportati in Excel e possono diventare schede di dettaglio che accompagnano i verbali di gara. Una volta che ho concluso la fase tecnica, spostandomi nel riepilogo finale,
laddove la procedura è una procedura a lotti, posso cliccare sul dettaglio del lotto per avviare la fase di valutazione economica. Qui mi viene riepilogato il punteggio tecnico, laddove sono stati previsti più criteri economici, è presente anche la colonna di valutazione, di scheda di valutazione per entrare nel dettaglio e visualizzare i singoli punteggi che verranno attribuiti sulla base delle formule di una valutazione soggettiva al singolo criterio. La modalità di apertura è esattamente la stessa, posso cliccare sulla singola bustina piuttosto che utilizzare il comando di apertura complessivo. Visualizzo il contenuto della busta economica, posso anche in questo caso scaricare la documentazione presentata. Cosa importante, ho la possibilità di verificare che questi dati strutturati siano stati firmati digitalmente dall'operatore economico e reinseriti a sistema con la visibilità, quindi se la firma è valida piuttosto che non. Se ho la necessità appunto di andare eventualmente a visualizzare i singoli criteri economici, posso cliccare sulla scheda di valutazione e verificare quindi quelli che sono i criteri. Nel momento in cui accedo alla scheda di valutazione, sia per la busta tecnica che per la busta economica, in basso vengono riepilogati di nuovo i dati presentati dall'operatore economico per un'ulteriore verifica da parte della commissione. Una volta che ho chiuso la valutazione, quindi sono stati calcolati anche i punteggi, posso procedere con le altre funzioni. Così come abbiamo visto per la parte tecnica, anche per la parte economica, laddove ancora una volta mi rendo conto magari da un eventuale allegato che il dato strutturato inserito dall'operatore economico non è corretto, posso procedere a rettificare tale valore con l'apposita funzione rettifica valore economico, anche se ci auguriamo che questa funzione venga utilizzata poco, visto che gli operatori economici firmano anche il dato strutturato, quindi dovrebbero essere abbastanza coscienti dell'informazione che hanno inserito a sistema. Anche nella fase economica posso eventualmente procedere con un'esclusione. Ovviamente nella parte tecnica, laddove l'operatore economico non ha raggiunto la soglia minima inserita dalla stazione appaltante, scatta l'esclusione automatica a seguito di un eventuale sbarramento. Una volta che ho eventualmente fatto le dovute esclusioni anche dalla parte economica, con il comando calcolo economico si procede di fatto alla visualizzazione di quello che è il punteggio economico che il sistema riesce ad attribuire sulla base delle formule che sono state inserite. Ci sono determinate colonne che possono essere nascoste a secondo della modalità con cui è stata richiesta ovviamente l'aggiudicazione, ovvero se c'è un solo punteggio economico ovviamente non viene visualizzata la scheda di valutazione. Nel caso in cui quindi è stato eseguito il calcolo economico, oltre ad essere visualizzato quindi quello che è il valore complessivo dell'offerta, questo viene visualizzato non appena vado ad aprire la busta economica, nella fase successiva viene visualizzato quello che è il punteggio economico che è stato attribuito all'operatore economico, viene sommato al punteggio tecnico, viene ottenuto il punteggio totale e viene data l'indicazione quindi di quella che è la prima graduatoria, quindi dell'aggiudicatario proposto e del secondo classificato. In realtà posso poi procedere con quelle che sono le altre funzioni che sono previste al sistema. In questo caso, una volta che ho eseguito il calcolo economico, si attiva anche la possibilità di utilizzare il comando che è quello della creazione del verbale. Nel caso in cui ci sono delle situazioni di ex aequo, dicevamo prima, posso procedere con la funzione di offerta migliorativa, quindi dare un intervallo di tempo entro il quale l'operatore economico può collocare una nuova offerta, piuttosto che ricevuta la risposta, chiudere l'offerta migliorativa e vedere quindi di nuovo la situazione della graduatoria.
piuttosto che decido di procedere con un sorteggio che può essere manuale, quindi l'ho fatto fuori dalla piattaforma, lo vado ad inserire quindi nell'apposita maschera a sistema, piuttosto che con un sorteggio automatico, per cui in maniera del tutto casuale il sistema individua chi è il fornitore aggiudicatario. Laddove è prevista l'anomalia, il sistema me lo evidenzia nello stato, quindi nel riepilogo finale mi viene data evidenza che il passaggio successivo è il calcolo dell'anomalia, pertanto devo attivare l'apposito comando di verifica dell'anomalia, e qui in realtà ho la possibilità quindi di, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, visualizzare quelli che sono i 4/5 del punteggio tecnico, i 4/5 del punteggio economico. Il sistema mi dà l'evidenza di chi sono eventualmente i soggetti sospetti anomali, perché superano entrambe le soglie. Laddove invece ho impostato la gara non è economicamente più vantaggiosa, e invece c'è il discorso della esclusione automatica, ovviamente avrò la possibilità di lavorare sul parametro per l'esclusione automatica, quindi il sistema è adeguato a quello che è, diciamo, l'ultima informazione richiesta, quindi l'ultima norma richiesta con il decreto semplificazioni. Quindi posso decidere se utilizzare come parametro 10 o 5, a seconda appunto delle offerte che sono pervenute, di quello che ho indicato negli atti di gara. Una volta che ho confermato l'operazione, il sistema mi dà l'evidenza di sospetti anomali. Posso, con l'apposito comando esito della verifica dell'anomalia, andare ad indicare se l'operatore economico ha superato l'anomalia. Ovviamente, se è richiesta l'anomalia e ci sono dei sospetti anomali, lo stato della procedura passa in giustificazione prezzi, quindi devo andare con l'apposita comunicazione generica a richiedere i giustificativi prezzi all'operatore economico. E a questo punto, ricevuti i relativi documenti, li valuto e stabilisco se l'anomalia viene superata oppure no. Nel caso in cui mi trovo in una situazione particolare, per cui l'aggiudicatario per qualche motivo decade, perché magari c'è stata una condizione particolare che l'operatore economico ha comunicato alla stazione appaltante con l'apposito comando di decadenza, io posso di fatto inserire una motivazione e stabilire che appunto l'operatore economico decade nel caso in cui la procedura a lotti, se decade per quel lotto, per tutti gli altri lotti a cui ha partecipato, e quindi scorrere la graduatoria e passare come aggiudicatario proposto al secondo classificato. Anche nella sezione economico, la possibilità di usufruire di una tabella di riepilogo dei punteggi, che può essere appunto esportato in Excel e può essere quindi allegato al verbale. Laddove ho commesso degli errori, posso utilizzare il comando di ripristino a fase. Cosa è possibile fare con funzioni di comunicazione? Abbiamo detto che per ciascuna fase ho a disposizione una serie di comunicazioni. La comunicazione integrativa serve per il soccorso istruttorio, la utilizzo nella fase amministrativa. Posso indicare in realtà quelli che sono i termini entro cui l'operatore economico deve rispondere. Ricevuto sempre telematicamente, perché tutto questo processo, tutte queste comunicazioni vengono ovviamente utilizzate e applicate al sistema. Una volta che ho verificato i dati, posso stabilire appunto se procedere con ammissione oppure no. Tra le altre comunicazioni c'è quella di esclusione, una comunicazione con cui posso indicare a tutti gli operatori che magari si è conclusa la fase amministrativa e che pertanto il seggio di gara passa l'attività alle altre commissioni per l'altra documentazione. Nel caso in cui ci sono esclusioni, poi nelle fasi successive, nel caso appunto la procedura a lotti, posso utilizzare la comunicazione di esclusione a lotti. La comunicazione di prossima seduta viene utilizzata per indicare le eventuali prossime sedute che vengono eseguite al sistema. Una comunicazione generica che può essere utilizzata per qualsiasi necessità. Prima facevamo l'esempio dei giustificativi prezzi, è una comunicazione generica che ammette o meno una risposta dell'operatore economico. Quindi sono io, stazione appaltante, che stabilisco se è solo una comunicazione in uscita piuttosto che devo ricevere una risposta dall'operatore economico. Ho la possibilità,
di creare l'aggiudicazione, quindi la comunicazione di esito definitivo, che può essere condizionato o meno all'esito dei controlli, la richiesta di stipula contratto per arrivare poi alla fase di stipula appunto del contratto. Allora, una volta che ho individuato l'aggiudicazione, quindi il sistema mostra nell'apposita area denominata aggiudicatario chi è il fornitore che in questo caso la procedura era lotti, si è aggiudicato quel determinato lotto, posso attivare la comunicazione definitiva dei partecipanti. Si apre un documento che è la comunicazione di esito, nel caso in cui condiziono l'esito alla verifica dei controlli, ovviamente dovrò attuare tutti i controlli, e nel momento in cui poi chiudo, termino anche la fase dei controlli, posso procedere con la stipula del contratto. Nell'ambito del menu denominato gestione RDO, una volta che ho creato la comunicazione di esito, questa viene visualizzata nell'area aggiudicazione in attesa di contratto. Posso, laddove ad esempio uno stesso operatore economico si è aggiudicato più lotti, se la richiesta è a lotti, posso combinare in un unico contratto più lotti aggiudicati allo stesso operatore economico. Quello che mi si apre è un documento strutturato, un documento che viene praticamente inteso come una scrittura privata, per cui vado, il sistema mi riporta quello che è il valore aggiudicato, vado ad inserire le altre informazioni, chi è il firmatario, lato stazione appaltante del contratto, qual è eventualmente il codice di ufficio IPA che deve essere utilizzato per la fatturazione. Una volta che ho inserito questa informazione, vedo che nel testo del contratto il sistema mi riepiloga tutto un testo che appunto è stato inserito previsto dal gestore del sistema, è un'area editabile, quindi posso andare eventualmente a modificare queste informazioni. Posso indicare quella che è la data di stipula del contratto e la data di scadenza, ed infine, se richiesto, posso andare ad allegare tutta una serie di allegati che accompagnano il contratto. Una volta che questo documento è stato, diciamo, predisposto, ovviamente il responsabile deve generare il PDF, firmarlo digitalmente, allegarlo, e alla fine si può procedere con l'invio del contratto. Questo contratto, nel momento in cui viene inviato, viene notificato anche via mail all'operatore economico, così come tutte le altre comunicazioni che vengono impostate nel corso della valutazione delle offerte. Nel momento in cui l'operatore economico scarica il documento e lo va anche alla possibilità quindi di confermare per accettazione il contratto che è stato inviato dalla stazione appaltante. Diciamo che la nostra presentazione si è quindi conclusa, come vedete gli argomenti erano veramente tanti, quindi abbiamo provato a sintetizzarli nella maniera più rapida possibile, ma vi ricordo che all'interno del sistema è presente la guida interattiva, per cui in qualsiasi momento io la posso attivare, con un'apposita area indicata in basso posso ricercare l'argomento che mi interessa, in questo caso ad esempio la valutazione tecnica di una richiesta d'offerta, eseguire la modalità guarda per verificare i diversi passaggi e quindi essere supportati in quelli che sono, diciamo, i momenti sia di indizione che di valutazione. A questo punto possiamo passare a eventualmente domande che sono state inserite. Quindi vediamo. Allora, la prima domanda è: nell'elenco prodotti mostrati non vedo il codice regionale che adesso il sistema vi chiede come obbligatorio. Allora, quello che abbiamo visto oggi è una richiesta d'offerta. Nell'ambito del modello della richiesta di offerta non è prevista, diciamo, l'informazione codice regionale. Il codice regionale è un'informazione che viene prevista nelle altre tipologie di gara
e che pertanto viene richiesto come obbligatorio l'imputazione laddove appunto il modello lo prevede. La richiesta d'offerta è una procedura molto più semplice delle procedure, quale potrebbe essere una aperta, una ristretta, un appalto specifico, per cui questa informazione non viene di fatto richiesta nel modello e quindi non deve essere compilata dalla stazione appaltante. Passiamo alla seconda domanda. In caso di RDO al prezzo, inserendo il CPV verranno invitate tutte le ditte iscritte per il CPV indicato. Allora, questo, quando parliamo di richiesta di offerta, sia che sia aggiudicata al prezzo che economicamente più vantaggiosa, la richiesta di offerta ha dei destinatari. Questi destinatari che vengono appunto, abbiamo visto la scorsa volta, indicati nella sezione denominata destinatari, vengono selezionati applicando le categorie merceologiche che sono state impostate sulla testata della richiesta d'offerta. Quindi se ne sono indicate più di una, devo comporre la fase di richiesta di selezione dei destinatari in modo tale che gli operatori economici iscritti al mercato elettronico o soddisfano tutte quelle categorie merceologiche oppure almeno una di quelle categorie merceologiche. Quindi vedemmo l'altra volta che la scelta dei destinatari è sicuramente circoscritta alle categorie merceologiche che ho impostato nell'ambito della richiesta d'offerta, ma ovviamente le condizioni possono cambiare in base a quelli che sono i criteri che io ho inserito nell'apposita area di filtro. L'altra domanda è quindi se abbiamo criteri oggettivi diversi tra i lotti, nel foglio prodotti andranno inseriti tutti insieme e poi selezionati quelli che interessano il singolo lotto? Allora, dicevo prima che in realtà il modello è unico per tutti i lotti, quindi le informazioni devono essere indicate in maniera univoca per tutti i lotti. Quello che può cambiare per il criterio oggettivo è che ad esempio io posso costruire un dominio che ha soltanto alcuni valori per un lotto e diversi valori per un altro lotto. Questo significa che appunto l'operatore economico nel momento in cui partecipa alla procedura e va a selezionare dal dominio i dati che sono messi a disposizione per un lotto vedrà le specializzazioni che la stazione appaltante ha indicato per ciascun lotto. Quindi l'informazione sarà sempre presente, quello che io posso cambiare è la specializzazione del dominio, del range per singolo lotto in base a quello che ho definito appunto nella specializzazione. Altra domanda, come scegliere gli operatori da invitare tra gli iscritti al CPV? È quello che dicevo un attimo prima. Allora, sulla testata ci sono le categorie merceologiche che vengono indicate. Quando sono nella sezione di ricerca, la prima riga presenterà tutte le categorie merceologiche. Se io lascio tutte le categorie merceologiche su di una sola criterio di ricerca, gli operatori economici che sono restituiti dalla ricerca sono tutti gli iscritti al mercato elettronico che sono abilitati su tutte quelle categorie merceologiche. Se io invece voglio che il fornitore sia abilitato ad alcune di quelle categorie, posso inserire tanti criteri e quindi suddividere la scelta della CPV, delle classi di iscrizione, sui singoli filtri e a questo punto è sufficiente che verranno restituiti nella ricerca quelli che risponderanno almeno ad uno dei criteri che sono stati inseriti in quell'area. In particolare verrà indicato se l'operatore economico restituito dalla ricerca soddisfa il criterio numero 1, il criterio numero 2, se soddisfa più criteri. Gli operatori economici possono vedere i verbali una volta allegati oppure hanno la necessità di fare un accesso agli atti. Allora, nell'ambito della seduta virtuale noi non rendiamo disponibile alcun documento all'operatore economico. Come vi dicevo, vengono visualizzate soltanto la presenza o meno di allegati, vengono visualizzate eventualmente il punteggio tecnico o finale, il punteggio economico. E quello che posso fare, se voglio rendere visibili i verbali,
o inserirli, ad esempio, nelle diverse momenti di predisposizione delle comunicazioni, ad esempio quando invio la comunicazione di verifica amministrativa con la quale dico che si è conclusa la fase amministrativa, nulla mi vieta di mettere a disposizione in quella comunicazione come allegato in realtà l'allegato, il verbale o la documentazione che ho prodotto. In particolare ho anche un'altra funzione con cui lo posso fare nell'ambito della richiesta d'offerta, della procedura di aggiudicazione. Se avete idea dei comandi che ci sono in alto, c'è anche un comando che si chiama esiti e pubblicazione, con le quali io posso pubblicare, per questione di trasparenza, tutti i verbali che ho prodotto, anche ad esempio i curriculum dei commissari che hanno provveduto alla valutazione tecnica della procedura. Quindi c'è sicuramente una possibilità di poter informare gli operatori economici, o lo faccio con le comunicazioni, ripeto, o con la fase di pubblicazione. Non necessariamente ci deve essere una richiesta di accesso agli atti. Ovviamente nel caso in cui l'operatore economico fa una richiesta di accesso agli atti, utilizzerà l'apposito modulo e quindi di conseguenza dovrò rispondere a quella richiesta. Altra domanda: è possibile vedere come utilizzare un criterio di aggiudicazione diverso da quelli tabellati dal sistema? Allora, ovviamente, come vedete, abbiamo utilizzato una presentazione delle slide, quindi nelle slide che poi metteremo a disposizione avete sicuramente la possibilità di verificare il dettaglio che abbiamo indicato, oltre al fatto che come si va ad esempio ad inserire un criterio di aggiudicazione che non sia, in realtà due sono i criteri che io posso inserire, o sono di natura soggettiva, quindi discrezionale, oppure oggettivi, che possono essere, abbiamo detto, o i tabellati, quindi ci sono dei domini che devono essere rispettati, oppure le modalità che esprimevamo prima, che sono dei range, piuttosto che il massimo, quello che viene applicato sui campi nuvegici, che può essere il massimo o il minimo. Ma se fate riferimento a quelle che sono o le guide interattive o comunque gli approfondimenti, i manuali di approfondimento che sono stati pubblicati sul sito, troverete tutte le indicazioni necessarie. Altra domanda: la nomina della commissione avviene già pochi minuti dopo il termine della presentazione dell'offerta, e nella nostra realtà la commissione è nominata dal CDA. Abbiamo un tempo limite per registrare questa operazione? Assolutamente no. Il comando di creazione della commissione si attiva dopo il raggiungimento dei termini. Ovviamente, come dicevo durante la presentazione, quando dispongo dell'atto di nomina, oppure in questo caso appunto il CDA ha provveduto a nominare la stessa, in realtà il compilatore dell'RDO o uno dei riferimenti, nonché il RUP, accede a quel documento e provvede ad inserirlo. Tra l'altro abbiamo detto che non ho la necessità di inserire contestualmente sia il seggio che la commissione tecnica, eventualmente la commissione economica. Volta per volta che dispongo dell'informazione, ho la possibilità di procedere con l'inserimento dei dati di cui dispongo. Che differenza c'è tra i vari modelli presenti ed attivabili nella sezione dei prodotti? Allora, se vi ricordate, ho dato come indicazione il fatto che i modelli che vengono visualizzati una volta che io ho selezionato l'ambito sono dei modelli che tengono conto dei parametri che io ho inserito sulla testata della richiesta d'offerta, e cioè se io sto lavorando con una richiesta d'offerta che ha come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa e come criterio di formulazione dell'offerta economica il prezzo, il modello che mi verrà proposto è un modello che
prevederà sicuramente nella fase tecnica almeno un campo che è la relazione tecnica e prevederà come dato che viene richiesto all'operatore economico, ad esempio, l'inserimento di un prezzo unitario ed eventualmente ci sarà un campo che può essere il valore offerto, che è un campo ad esempio calcolato perché chi ha impostato il modello, sia come gestore che come specializzazione della stazione appaltante, in realtà ha definito essere un campo calcolato come ad esempio il prodotto della quantità per il prezzo. Se io invece sulla testata, anziché scegliere come criterio della formulazione economica il prezzo, ho scelto la percentuale, il modello che mi verrà proposto dal sistema sarà un modello che non avrà all'interno l'informazione prezzo, ma avrà l'informazione percentuale di sconto offerta, perché in quel caso quello che io sto indicando è che l'operatore economico deve inserire una percentuale di ribasso rispetto al valore a base d'asta. Quindi i modelli che vengono proposti tengono conto del fatto che ho fatto determinate scelte sulla testata, che sono appunto il criterio di formulazione, la tipologia della gara. Quindi se io ho scelto richiesta d'offerta, il sistema mi mostrerà solo i prodotti che il gestore ha definito essere utilizzabili per la richiesta d'offerta. Rispondendo alla prima domanda, ci siamo detti ad esempio nella richiesta d'offerta il modello non prevede l'informazione codice regionale, che invece è un dato obbligatorio che viene richiesto nelle altre tipologie di gare e quindi nelle altre tipologie di modelli. Nell'ultima RDO che ho inserito era previsto il codice regionale. Allora, se ci dà l'indicazione di quello che è il modello che ha utilizzato, facciamo delle verifiche, perché in realtà ci sono dei modelli che il gestore crea ogni volta, quindi in aggiornamento, piuttosto che sono delle nuove richieste d'offerta che vengono come modelli creati su richiesta anche di quelle che sono le esigenze che vengono raccolte dall'HD durante l'attività appunto di supporto. Per cui se ci viene fornito in realtà questo modello, facciamo le dovute modifiche. Ripeto, non dovrebbe essere in realtà un dato richiesto e quindi presente nell'RDO, a meno che non ha, per qualche esigenza particolare il gestore non ha creato un modello che lo prevedeva e quindi evidentemente ha selezionato quel modello specifico. Questa piattaforma prevede anche la tipologia di gara, trattativa diretta o solo richiesta d'offerta? Allora, nell'ambito del mercato elettronico io ho a disposizione la richiesta d'offerta. Ho la possibilità, nell'ambito del gruppo funzionale denominato procedure di gara, di poter attivare anche una procedura che è, ad esempio, la richiesta di preventivo, piuttosto che l'affidamento diretto. Nel caso dell'affidamento diretto, il destinatario è un unico operatore economico che può essere selezionato o diciamo in maniera puntuale dalla stazione appaltante, quindi quando sono nella selezione dei criteri di scelta dei destinatari andrò ad inserire ad esempio la partita IVA piuttosto che il codice fiscale o la ragione sociale dell'operatore economico che intendo invitare. Ovviamente in questo caso il prerequisito è che quell'operatore economico sia registrato alla piattaforma, piuttosto che, pur utilizzando ad esempio una richiesta di preventivo, posso tra i criteri di selezione dei destinatari indicare che quell'operatore economico che vado a invitare deve essere anche iscritto al mercato elettronico. Quindi ho questa possibilità, devo soltanto utilizzare anche un'altra procedura di gara che, ripeto, non è presente nell'ambito del gruppo funzionale gestione RDO, ma è presente a questo punto passiamo anche all'altra domanda che
è stato specificato quello che è il modello. Allora, il modello che è stato quindi selezionato è in realtà un modello che viene utilizzato appunto nell'ambito delle altre procedure di gara. Per qualche motivo il gestore ha anche inserito come informazione il fatto che potesse essere utilizzato nell'ambito della richiesta d'offerta. Bene, allora il tempo a disposizione per il webinar purtroppo è finito. Passo la parola ad Alessia Orsi in modo tale da dare le ultime indicazioni relativamente alla presentazione. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, grazie a tutti per la partecipazione. Faremo degli altri eventi a breve, insomma, nell'arco dell'anno, distribuiti su tematiche di maggiore interesse in base anche alle vostre segnalazioni. Preciso un'ultima cosa rispetto alla questione dei modelli utilizzati e della codifica che viene richiesta o meno. Allora, nell'ambito delle RDO, per l'utilizzo delle RDO, noi abbiamo confezionato dei modelli semplificati proprio perché sono procedure tendenzialmente veloci. Però nel momento in cui sia necessario invece utilizzare anche modelli più complessi con dei contenuti più specifici, naturalmente è possibile utilizzarli, come nel caso della collega che ha posto la domanda. Soprattutto può essere di interesse se si considera che stiamo andando verso la standardizzazione dei documenti che riguardano il processo di procurement, quindi gli ordini, i documenti di trasporto e le fatture standardizzate con tanto di codifiche. Quindi l'utilizzo di questi modelli è assolutamente valido e opportuno dove ci sono le condizioni per farlo e quindi magari richiede un po' più di tempo, ma ben venga che siano utilizzati. Detto questo, ringrazio tutti di nuovo, ringrazio Maria Grazia per la precisione e per l'illustrazione di questo modello e i colleghi che hanno gestito la regia. Buona giornata.